Siamo allo stand della Germania, che quest'anno è l'ospite d'onore del Salone del Libro, con Ingo Schulze. È proprio lui che testimonia come scrittore questo passaggio della Germania divisa dal prima della caduta del muro a dopo la caduta del muro di Berlino. E vogliamo chiedergli se dopo quello che lui ha testimoniato, cioè che c'è stata più un'annessione della Germania dell'Est all'Ovest, dell'Est all'Ovest, adesso i tempi siano maturi per poter portare qualche innovazione, se non altro qualche domanda all'Ovest. Fragen vom Osten in den Westen. Die Zeit dazu hätte eigentlich schon von Anfang an reif sein. Avrebbero dovuto essere maturi già da tempo, già dall'inizio. Aber am Anfang war das eigentlich unmöglich. Ma all'inizio era impossibile zu finden als im trovare West. Qualcosa che fosse migliore all'est rispetto all'ovest. Also alles was im Osten war, musste verändert werden. Tutto quello che era all'est doveva comunque essere cambiato. Insofern bedauere ich, dass es eben nur ein Beitritt war. E quindi mi dispiace che in effetti sia stata solo un'adesione e non una unificazione. Und dann war es lange Zeit so, dass e poi per molto tempo i problemi della Germania erano problemi che c'erano innanzitutto nella Germania dell'Est. Und dann kam, sie auch im Westen. E poi questi problemi li abbiamo vissuti anche nella Germania dell'Ovest. Das hat sich jetzt relativ angeglichen. E adesso diciamo che siamo abbastanza alla pari. Ich hoffe schon, dass es sich spero mehr davvero mehr che aber es ist gar nicht mehr so le cose si compenetrano molto di più, ma non è più una questione della Germania, è più che altro come la Germania si posiziona e si pone nei confronti degli altri stati europei e come l'Europa riesce a gestire e come l'Europa riesce a gestire la responsabilità. Perché oggi non c'è conflitto che non sia dovuto al colonialismo, alla guerra fredda, al neocolonialismo. Queste sono sempre le cause di tutti i problemi. E quindi il fatto che adesso ci sia passato un tempo può offrire all'Occidente qualche arricchimento grazie all'incontro di queste due parti che erano separate. Territorien, diese beiden Gebiete, die ja getrennt waren, jetzt doch näher sind, also vereint sind. Eine Bereicherung war es natürlich. Un arricchimento lo è stato per entrambe le parti. Ma molto di quello che è stato sviluppato all'est e che è stato messo in atto all'est non è stato preso in considerazione per moltissimo tempo. C'è un esempio che sono gli asili, perché nella Repubblica Federale Tedesca erano assolutamente normali e dopo il 1990 gli asili erano considerati un'opera del diavolo e invece adesso anche all'Ovest si cerca di creare molti più asili nido o comunque scuole materne, mentre ovviamente all'Est ci sono sempre stati. Allora ringraziamo Schulze per questa testimonianza e pensiamo che ci sia un incontro anche con l'Italia. Und wir hoffen, dass es eben auch ein Treffen mit Italien gibt. Danke. Noi faremo del nostro meglio. Danke, vielen Dank. Marta Palitto, prime 10 pagine per il Salone del Libro.